Cosa può dare Matera all'Europa? Matera può insegnare ad affrontare le proprie vergogne, a trasformarle, a ribaltarle, a spiegarle e a farle diventare patrimonio dell'umanità. Matera può insegnare che un giudizio sull'architettura qualifica e coinvolge i suoi abitanti. Con questa idea, con il gruppo Architecture of Shame, ci vogliamo rivolgere all'Europa due domande, coinvolgendo l'architettura europea in una seduta di psicoanalisi collettiva. Di quante architetture oggi ci vergogniamo che domani potrebbero essere analizzate meglio e riconosciute come dei valori? E al contrario, quante architetture viviamo con normalità che domani potrebbero essere vergognose? L'attività di architettura della vergogna sarà sviluppata in tre fasi: una fase di ricerca e ricostruzione storico-critica delle fasi storiche, un'analisi di dialogo con gli abitanti e una fase di azione volta ad innescare i processi di ribaltamento. Abbiamo selezionato 5 temi, due ancora in fase di selezione: architettura delle periferie, che affronteremo con Farm Cultural Park, architetture incompiute con alterazioni video in computo siciliano, architettura delle case popolari con le ATER di Matera e le ATER di Venezia, architettura dei muri con altri project leader del programma Matera 2019 e le architetture delle migrazioni con l'Osservatorio Migranti della Basilicata. Altri due temi saranno selezionati e entreranno nel primo atlante dell'architettura delle vergogne europee presentato a Matera nel 2019. Lo faremo attraverso open call e relazioni con le università europee, l'Università della Basilicata e l'Università di Tel Aviv. Il 2019 sarà l'anno in cui a Matera festeggeremo la vergogna come momento di leva per ribaltare un giudizio.